Ciao a tutti e benvenuti al Pourparlers, variante del mio talk show registrata all'aria aperta. Questa mattina sono al Parco Hoffman di Foligno e sono in compagnia di Caterina Pica. Buongiorno, ciao bella, ben trovata. Grazie. Allora iniziamo la puntata sapendo i tuoi dati generali. Okay. Quando sei nata, dove vivi e cosa fai nella vita? Bene, allora sono nata a Foligno il 23 febbraio del 94, quindi 22 anni, e sono una studentessa in lingue e culture straniere a Perugia. Cosa, che lingue? Studio. Studio inglese, portoghese, brasiliano e francese. Poi come esame a scelta ho aggiunto lo spagnolo, ma lo studiavo già da tanti anni, quindi molto tranquilla. Está, si può dire? Está. Está. Allora, una puntata in cui parleremo di alcune massime che ho letto su internet che credevo fossero molto interessanti. Che cos'è l'amore? Due anime e una sola carne. L'amicizia, due corpi e una sola anima. Ti piace stringere amicizia molto con le persone? Sì. Diciamo che come tutti immagino ho avuto esperienze positive e negative in questo ambito, no? E che ti segnano e impari a scindere quale sia l'amicizia vera da quella, no? E io la considero molto rara l'amicizia, soprattutto quella che ho coltivato negli ultimi anni con diverse persone, la considero preziosa, sì. Assolutamente d'accordo. Credo che, perlomeno per la mia esperienza, puoi contare sugli amici come sulla famiglia. Nonostante ci siano problemi, discussioni. Gli amici sono i fratelli che ti scegli. Esatto, bravo. Sì. Infatti io ho due carissime amiche che considero come sorelle, quindi... cioè, non posso far meno di loro, proprio. Sì, bello. Molto. Meno si ha del carattere, più se ne esige dagli altri. Ti piace la scelta soggettiva e non veicolata? La scelta nella vita, ti piace? Sì, la scelta nella... Scegliere è sintomo di libertà, cioè... La possibilità di scegliere per me ti rende libero. Purtroppo c'è molti esempi di persone posso di sfortunate che non possono e non hanno la possibilità di scegliere. Io mi reputo una persona fortunata proprio per questo, perché sono in grado di scegliere sia perché posso scegliere con la mia testa, ma sia perché ho la possibilità di vivere in un contesto che mi permette la scelta in ogni cosa. Quindi è una fortuna e è libertà. La vita non è garanzia, non è una lavatrice che se si rompe qualcuno te la ripara. Fabio Volo, questa è una scrittura tua. Ti piace riparare una scelta sbagliata? Se c'è la possibilità... È delicata come sì. Cosa perché... Sì, molto spesso ci vuole tempo per riparare una scelta sbagliata, nel senso che quando hai perso quell'opportunità o quando hai sbagliato, molte volte devi aspettare il momento giusto, lasciare che il tempo guarisca o comunque trovare il momento adatto. Se ci fosse la possibilità, sì, la cambierei la scelta sbagliata. Molte volte, per esempio, parlo per me, non c'è stato modo, però ci sarà, spero nel futuro, nel senso nel tempo sicuramente ci sarà modo. Non è... Credi nella combinazione posto giusto, momento giusto, persona giusta? Sì. Assolutamente sì. Io non credo, e probabilmente ormai si è diventato un cliché, ma non credo che le cose avvengano così per caso. Credo che ci sia un disegno,
diciamo così. È disegnata la vita secondo te? Sì, un disegno generale, cioè, oh, okay. Per me sì. Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. È sempre difficile il cambiamento o cambiare? Sì. Diciamo che è destabilizzante il cambiamento, no? Sempre. Perché ovviamente se vivi in una condizione ti dà sicurezza, se no non ci vivresti. Ti dà delle risposte, delle necessità, risponde a delle necessità, no? Però è necessario il cambiamento, cioè è quasi obbligatorio secondo me, altrimenti non c'è la possibilità di evolvere o comunque di migliorarsi. Perciò il cambiamento, per quanto drammatico, per quanto stressante possa essere, è secondo me necessario. Parlavamo prima, quando siamo andati qui, di quello che può essere il più semplice cambiamento meteorologico. Sì. Perché a volte si passa da una situazione, diciamo, che fa caldo, certo, diventa freddo, che freddo, beh, mamma sì, mia, e poi dal freddo si passa a caldo, che è caldo. No. Ogni momento è... Io credo però di essere positivi nei confronti di qualsiasi cambiamento, nel senso devi vedere sempre il lato positivo delle cose. Perciò fa freddo, ok, mi copro, oppure mi sposto da un'altra parte, fa caldo, mi spoglio. Perciò credo che bisogna accettare il cambiamento e vedere il lato positivo. Io ho detto a Rai 1, i problemi nella vita sono per chi se li crea. È vero. Perché non è sbagliato. Sì. Bisogna accettare ogni condizione che la vita ti mette. Ah, il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite. L'indole cambia nel crescere. L'indole cambia nel crescere. Sì. Boh, adesso non voglio dar massime, però credo di sì, credo che l'indole cambi nel tempo a seconda delle esperienze, a seconda dei vissuti. Può parlare un pochino più alto almeno? Sì. Scusa, ma... Sì, a seconda delle esperienze, delle persone che incontri, di quello che vivi, come lo vivi. Credo di sì, comunque c'è sempre uno scheletro su cui si basa la persona, credo. Ma nonostante tutto quello che te si pone davanti, comunque te segna, no? Ti forma, perciò sì. E mi riallaccio a quella cosa che ti ho fatto vedere prima quando sei arrivata. Ciò che segna, insegna. Sì. Ti piacciono le persone ferme o determinate in una decisione? Sì. Sì, e molto spesso io cerco di essere così. Ok. Sì, quasi a volte me lo impongo, nel senso mi piace essere decisa e ferma in una condizione o in una decisione oppure in una discussione. Poi vabbè, se c'è bisogno di un cambiamento o comunque di tornare sui propri passi, sempre con umiltà e tranquillità, sì. Però sì, molto, perché ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, di quello che fa e dice: questo sono io, ho fatto questo, dico questo, mi prendo la responsabilità. Perciò sì, mi piace. Il gusto per qualcuno, quindi un uomo, indipendentemente dal fatto che sia fidanzata, quindi lo salutiamo, ciao, crea disordine in mente. Quando una persona vedi qualcuno che ti piace, sì, crea disordine questo, nel senso tuo, mente? No? Sì. Beh certo, destabilizza. Ti manda nel pallone, no? Sì, decisamente, ti impappini, non parli più bene. Sì, ti destabilizza, voglio. Quanto, anzi, ti infastidisce il disordine in qualcosa che hai fatto? Sì, molto.
Molto. Ma io prevalentemente sono una persona, cerco almeno di essere una persona ordinata nella vita, in tutto. Quasi a volte in maniera maniacale. Però sì, mi disturba proprio. Perché non c'è una logica, non c'è un ordine nelle cose, proprio mi... No, no, guarda, proprio. L'organizzazione è alla base del successo. No. Cioè, legandoci a quello che abbiamo appena detto, l'ordine, ok, la precisione sì, in quello che si fa, però io mi ritengo anche una persona molto creativa, quindi mi baso magari la mia pensiera... Quindi sarei rilanciata a quello che ti devo dire dopo. Ok. Cioè, quanto ordine metti nella danza? Ah. Allora, io... Mi considero sia una persona ordinata, ma allo stesso tempo una persona creativa, quindi credo che dal caos o comunque da un brainstorming, un insieme di idee molto caotiche così, possa venire fuori il successo, come dicevi tu, o comunque un progetto, un lavoro. Perciò lavoro sempre sul mettere insieme l'ordine e il disordine dal punto di vista artistico, ti dico. Perché credo che in quell'ambito è necessario sperimentare, è necessario mettere in gioco molti fattori. Quindi se lavori con ordine e precisione, probabilmente ti perdi delle occasioni, ti perdi delle possibilità di sperimentare, di cose, non lo so. È un... Anche perché è un... In qualche modo penso, insomma, che ci sia un disaccordo, cioè l'artistico non è preciso come il mondo ordinario. Sì, certo. Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. Massima che ho letto. A volte o bevi o affoghi. Segui? Bevi o affoghi. Sì. Sì, o ti lasci distruggere dalla situazione oppure trovi il modo per risolverla, sì, assolutamente. O te lasci andare oppure cerchi aiuto, chiedi aiuto. Passivo attivo, tra virgolette. Sì, passivo attivo nelle situazioni, sì, nelle difficoltà, in qualsiasi cosa. Sì. Quanti anni di danza hai fatto e fai da? Allora, io ho iniziato a far danza da quando avevo 4 anni, classica. L'ho studiata per 13 anni, poi in contemporanea, verso le medie, così ho iniziato moderna. Per problemi fisici e personali ho dovuto smettere lo studio, ma comunque continuo in solitaria. Sì. Adesso c'è il progetto di riprendere, però è un tasto molto dolente, lasciamo stare. Che poi ti ho visto a teatro? Sì. Sì, era sì, spettacolo sì. Con Giacomo? Sì. Okay. Sì, okay. Sì, sì, sì. Sono le persone più infelici quelle che più temono il cambiamento. La felicità nella vita equivale alla ricchezza dell'anima. Wow, domandona! Domandona! La felicità nella vita equivale alla ricchezza dell'anima. Io lo spero, perché io mi impegno a essere felice nella vita e provo a trovare lo sbocco nel progetto di studio, comunque, per essere tranquilla e felice, non con troppe con ambizioni troppo alte, perché credo che non sia necessario, però io spero che la felicità sia la ricchezza. Almeno io quando sono felice, serena e tranquilla, che sia in ambito d'amicizia, sul lavoro, mi sento serena, con la coscienza a posto, tranquilla, e quindi
Spero che sia così. È bene comunque costantemente tutti cercare la felicità. Beh, e sarebbe un mondo un po' utopico, però sì, sarebbe bene, sarebbe cosa buona. È giusta, però molto spesso, come dici tu, le persone se ne creano i problemi. Sembra che ci facciano l'abbonamento quei problemi. Quindi sembra che gli piace pure, vabbè. Però dovremmo, sì. L'obiettivo abbiamo, dovrebbe essere quello. Abbiamo troppo. Assolutamente, sì. Troppo che ci distoglie dall'obiettivo reale. Troppo che ci sormonta, ci sovrasta. Che ci soffoca, sì. Ti piace avere, questa è una cosa personale che ti chiedo se la condividi, cioè avere tanto da fare, non avere il tempo così. Sì, tranquillo e relax. Allora, mi piace da una parte perché è quello che faccio. Nel senso che ho la vita molto piena e mi piace. Per il semplice fatto che ho la possibilità di stare a contatto con persone a cui voglio bene e che ho scelto, comunque ho opportunità di conoscere gente che non conosco, sperimentare cose che non ho sperimentato. Quindi avere la vita piena, almeno la mia, è sempre in divenire, sempre con quello che ho detto fino adesso in linea. Sicuramente mi rimprovero a volte di non averci la possibilità, o comunque non la possibilità, perché me la potrei creare benissimo, però di non averci la testa per dire adesso stacco un attimo, basta, trovo il tempo per... Quelli sono momenti preziosi che non capitano spesso, però... Hai mai pensato a quanto tempo mi ci metto di mezzo, si passa perdendo tempo su internet, su Facebook e attinenti? Sì. Hai mai ragionato su quanto tempo si passa? Sì, sì, assolutamente. Perdiamo tanto tempo, ma questo è a discrezione di ognuno di noi, nel senso come uno valuta il tempo, come uno crede che sia guadagnato o perso il tempo, no? Per una persona, se è tempo guadagnato stalkerizzare qualcuno su Facebook, per me, cioè, non è a discrezione mia, però per me sì, è tempo perso. Tante volte siamo dipendenti, sì, dalla visione di cose che sono futili. Sì, sì, decisamente. Però, ecco, io credo nella libera decisione, nel senso se ognuno sa per sé cosa è tempo guadagnato e tempo perso, cioè non so io che devo dire, però nella mia opinione sì, è tempo perso, perché comunque si potrebbe sfruttare quel tempo per moltissime altre cose che, esatto, che te formano. Io faccio un mente locale nella mia giornata e dico ok, ho passato X tempo deleterio. Beh sì, tra virgolette. No, deleterio è sbagliato, però beh, tipo futile. Sì. Per carità, qualcuno magari è quello che dicevamo prima, magari quello è il tempo in cui stacco la testa, non penso a niente, non faccio niente davanti a internet, no? Perciò vabbè. Allora, devo dirti che siamo giunti alla fine di questa puntata. Okay. Io ti ringrazio. Anche io tantissimo. Ti ringrazio. È stato un piacerissimo. Grazie. Allora, ricordo a tutti il mio canale YouTube, che è youtube.com/TheBourdParlé. Attenzione. Non perdete tempo, mi ci metto di mezzo, ma non perdete tempo su internet a vuoto, perché è tempo verso, e vi auguro buona vita a tutti. Ciao!